Buongiorno a tutti, siamo in partenza per andare all'evento organizzato da Canali System questa mattina a Udine. Mi hanno invitata a questo evento per la presentazione di macchinari, che poi vi spiegheranno meglio, ma comunque sono macchinari per l'esercizio fisico, però che mantengono la postura e che non ti affaticano la schiena. Quindi di sicuro loro bisogna presentare meglio, quindi E andiamo parla e per vediamo. bene. Parlo sempre così. Dai. Ciao Secchiona. Ciao. Dobbiamo mettere il GPS. Com'è? 33. 33. Dai, basta GPS. Mi prende ancora il wifi. Devo uscire da un parcheggio, Jimmy, lo sai, vero? No, ma infatti abbiamo tutto il tempo stamani. Siamo partiti mezz'ora prima apposta. Ehi. La telecamera non mi rende giustizia. Ok, sì, non mi rende giustizia. Non ti rende. Hanno detto che faranno senza glutine per me. E chi farà glutine senza glutine per te? Uno chef. Quale chef? Tan 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 tan. Lo so, come si chiama? Ah, tu lo conosci? Sì sì, è quello chef stellato. Ok, ciao. Da dove si entra? Dalla porta. Su questo foglio ho disegnato quelle che sono le caratteristiche delle macchine che noi adesso proveremo, che oggi proveremo. È un approccio diverso, non ha costruito una macchina per fare degli esercizi, per muovere dei pesi, per generare uno sforzo, ma è partito dal suo concetto di metodo di allenamento per arrivare a costruire uno strumento che permetta a chiunque di accedere a un certo tipo di allenamento. I concetti base sui quali si è basato Vincenzo sono un movimento assotonico, quindi un carico progressivamente in aumento mentre uno compie l'esercizio, sono dei concetti di corretta postura mentre tu fai l'esercizio, la macchina ti costringe a fare in modo che tu faccia l'esercizio in modo corretto, che tu stia seduto nel modo corretto e che i muscoli che tu attivi siano i muscoli il più corretti possibile per completare l'esercizio in modo efficace ed efficiente. Quindi perché siamo qui? Non siamo qui per costruire macchine, non siamo qui per vendere attrezzature, siamo qui perché crediamo nei concetti del metodo di allenamento di Vincenzo e perché crediamo che mettendo al centro il benessere fisico delle persone, i progetti, le macchine, le attrezzature, i metodi di allenamento che andremo a sviluppare nel futuro, perché ci saranno anche cose nuove che arriveranno tra poco, oltre a queste macchine, la parte cardio ad esempio, saranno tutte concentrate nel sviluppare al meglio il benessere fisico della persona. Il nostro focus è questo. Quindi che cos'è per noi la postura? La postura è il rapporto fra la capacità dei muscoli stabilizzatori del bacino e la capacità di reazione degli altri muscoli. Quindi se io faccio un qualsiasi movimento, no? Salto, lancio, getto, quello che volete voi, io ho una reazione periferica, caviglie, braccia, eccetera, che va a reagire direttamente o indirettamente sul pavimento, che è fermo, questo è l'unico dato certo. E poi abbiamo una struttura che fa da contraltare il pavimento, che è il bacino, che è legato a un baricentro tecnico, l'addominale. L'addominale lavora quasi sempre in allungamento. L'addominale lavora come un bungee jumping, cioè si allunga, frena il carico e poi se riesce a frenarlo ha la capacità di tornare lì. Quindi noi col sistema macchine oxotoniche abbiamo cercato di rendere il movimento monoarticolare biarticolare. Quindi non fare più il petto, il quadricipite o quello che è, ma fare il petto legato alla stabilità dell'addome, il quadricipite legato alla stabilità dell'addome, perché ogni muscolo reagisce da due capi articolari prossimali agli stati. Quindi se io per esempio fletto il ginocchio, per correre per esempio, no? L'allungamento del quadricipite produce allungamento del capo rispetto al capo opposto. Flettendo il ginocchio, l'accorciamento degli isquiocurali produce allungamento del capo opposto. Quindi che tu accorci o allunghi il muscolo dall'articolazione antagonista, il sistema si allunga sempre dall'articolazione statica. E questo nell'angolo che è permesso dall'addominale. Chi fa tutto il percorso, come ha fatto Giuseppe, come hanno fatto tanti atleti, benissimo, ma chi si presenta in palestra e dice va, oggi mi iscrivo in palestra, vado là e salgo sulle macchine, e non ha idea del nulla, no? Non ha mai fatto la sbarra scorrevole, no? Non ha mai fatto queste cose, va a utilizzare delle macchine che comunque lo salvaguardano su quello che è
il compenso, cioè la posizione reale della colonna, e quindi l'addominale rimane sempre attivo. Per esempio, io faccio il pettorale, non lo allungo solo sulla flessione del braccio dalla parte prossimale, ma avrò la gabbia toracica ferma, vista la rotazione della macchina sull'asse trasverso piano sagittale, e quindi il pettorale si allungherà dal capo distale, perché troverà la gabbia toracica ferma, e dal capo prossimale. Quindi, siccome noi sappiamo che tutti i muscoli del corpo sono antagonisti dell'addominale, ogni angolo che poi noi andiamo a spendere nel camminare, nel correre, nel fare i gesti tecnici specifici, ha questa caratteristica di essere più o meno efficace in base alla capacità addominale. Allora, quando si fa il movimento di spinta, ecco, se Giuseppe, che non è mai stato elasticissimo, sta in questa posizione, sentirà, senti qua, allungare il pettorale. Chiaramente, appena lui muove la macchina, vedete che lui si alza, la schiena qui rimane diretta. Quindi l'addominale è indirettamente sempre attivato. Quindi cosa vuol dire? Che la gabbia toracica sta chiusa. Cioè tu devi proprio volerti aprire. In fase di questo movimento tendi sempre ad aprire, ma in fase di spinta la macchina tende a vedere così. Il vantaggio qual è? Che al di là del carico più elevato, la macchina si alza di più. Quindi la macchina che si alza di più ti dà più aiuto sulla colonna, si chiama shoulder, che lavora sul cingolo scapolomerale. Adesso vi dico una cosa tecnica e una cosa ludica, no? Allora, la cosa tecnica è che chi si va a vedere come funziona il cingolo ha 5 articolazioni, no? Di cui 3 sono reali e 2 sono fittizie, perché la spalla non lavora mai da sola, ma lavora con il movimento del cingolo, che è legato alla scapola. Quindi l'articolazione della crocca, la scapola, i muscoli posteriori sono quelli che fissano la scapola, che permette alla spalla di restare elevata senza andare in depressione, perché altrimenti tende a russarsi. Quindi quella macchina lì che farà la parte posteriore si collega con questa che fa la spinta anteriore. Poi possiamo avere delle toghe anteriore, laterale, tutto quello che volete, infatti ci sono diverse cose. Questo è un gioco accessibile a tutti, quindi tu sei sulla macchina e sei coinvolto nel movimento. Non è come fare così o così e vedere un peso che va su e giù. Capite cosa voglio dire? Qui sei tu stesso che sei coinvolto nella macchina. Allora, questo qui è una macchina che fa il cingolo scapolomerale. Il concetto del rapporto con l'addominale è lo stesso, no? Ci sono varie prese, perché vedete che qui l'angolo della spalla rimane chiuso per lavorare con il foglio anteriore. Se prendessimo le mani dietro, esatto, qui la spalla si estenderebbe, vedete, l'angolo si aprirebbe di più e dietro ancora di più. Noi possiamo lavorare su diversi angoli della spalla. Chiaramente, vedete, Giuseppe alza molto bene la spalla, cioè fa così, non fa così. La spalla non è depressa, questa è una cosa importante. Almeno questo. E però, ricordatevi che in fiera, chi di voi ci sarà, spero tutti, vedrete la gente che per la prima volta sale sulla macchina e sorride. Noi abbiamo fatto con dei prototipi le fiere al Fibro e avevamo nel nostro piccolo stand una coda di 150 persone che volevano provare la macchina, perché dicevano, oh, ma si alza la macchina, ma si alza come? Per magia. Non fluttua, no? Però è il divertimento. Guardate un attimo. Quando lui mette il gomito, vedete che il gomito viene indietro e lavora con questi muscoli oltre al dorsale, quindi ripercorre il percorso di partenza come shoulder, fissatori come rowing, cioè dobbiamo legare le macchine l'una all'altra. Però con le mani più larghe, ecco, con le mani più larghe il muscolo lavora più in questa direzione, con le mani più strette lavora più in questa direzione, quindi lui qui lavorerà per fare le alette, chiamiamolo così. Se me la porto a casa. Con questa macchina, qual è il concetto di allungamento muscolare o di tensione neuromuscolare? Se io dico, io faccio stretch, va bene, io mi posso mettere così e dire ho fatto stretch, cioè allungo un muscolo, bene o male, no? Ma la posizione del bacino, quando il corpo è teso, deve produrre la lordosi da estensione dell'anca, non da antiversione del bacino. Altrimenti io sovraccarico la schiena, perché diventa una curva che non collabora con il resto del sistema. Quando il corpo è a 90 gradi, come in questo caso seduto,
e ci stiamo in macchina, ci stiamo a tavola, ci stiamo in tante situazioni sedute, anche oggi abbiamo fatto una conferenza e stavamo seduti. Il bacino dovrebbe ruotare in avanti. La prima cosa da fare prima di fare allungamento con la catena posteriore è imparare a stare seduti col bacino innanzi del bacino. Wow. Adesso abbiamo questa presa, abbassiamo queste leve, prendi con le mani qui, gira la mano dall'altra parte, partiamo col braccio più alto che puoi, tu mantieni la spinta delle braccia mentre stendi le gambe, stendi le gambe e alza le braccia, bravo, bravissimo, molto bene. Questo è un altro movimento, serve per allungare il bicipite, perché il bicipite lavora come resistenza. Questo movimento, fronte alla caviglia, serve per aumentare la flessione della caviglia. Flessione del ginocchio accorcia il disco curante, ok? Il movimento che noi facciamo tutti i giorni, per correre eccetera. Però in realtà non dobbiamo flettere l'anca, se no l'antiversione del bacino accorcia il disco curante del capo prossimale, il ginocchio del capo distale, un bel giorno il calciatore dico, stavo calciando l'ombra per il suo sangue. Quindi, vado pure. Il fatto di fare il movimento adesso di genere, no? Vedete che la macchina produce la solita rotazione, in ogni caso questo accorciamento corrisponde a una piccola attivazione. Faccio prima. Sì. Beh, adesso a 5 lo sento. Anche qui è interessante alzare le braccia. Incrociale, se uno è rigido metti una bacchettina. È che è diversa. Vuoi?
bisogna essere sempre cavaliere, vai, cin cin. Uova la fascia. No, uovo di quaglia alla fascia. Quanti vasetti ci vogliono per riempire una ciotola della Silvia? Ups. Guarda tu che mangi il paninetto. Allora mangio anche la Silvia. C'è vince di gamberi. Non so, questi non li ho mangiati io. Sì, sì, no, no. A parte uno, fate voi il conto. Li sto portando via. Cioè, sono finiti. Silvia, li hai finiti. Chi? Io? Chi? Io? No, io no. Siamo online, siamo in diretta. Siamo di ritorno da Udine. L'evento di Canali System è stato davvero interessante. A Jimmy sono piaciuti particolarmente i macchinari. E spero che abbiate un po' capito di cosa si trattava e cosa sono questi nuovi macchinari che stanno cercando di proporre. Il pranzo è stato interessante, no, allora, buonissimo, tutto buonissimo, ma ho fame. Ho fame. Ho fame, quindi siamo un po' scappati. Abbiamo per fame. Riuscire a tornare a casa a pranzo e io almeno farmi un piatto di pasta, se non farò un piatto di pasta alle 4 del pomeriggio, perché sì, buono. Buono, ma ci vuole sostanza. No, allora, il più buono secondo me era il polletto con i pomodorini. Cioè, era petto di pollo, semplicissimo, con i pomodorini. Però ragazzi, cioè, erano davvero tre pezzettini di pollo. Un po' una tristezza. Oh, però ci sta. Oh, se c'era Luna, come minimo, glielo rimandava indietro. Oh, torniamo da Luna. E basta, quindi adesso torniamo a Padova. Sono state due bellissime giornate. Ringraziamo Canali System per averci invitato e per averci dato la possibilità di partecipare a questo evento. E basta. Io vi saluto, vi do un bacio, spero di non schiantarmi mentre lo faccio. E ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao! Io il bacio non ve lo do, però vi saluto. Bella raga! Bella raga!